Allora, oggi giornata veramente importante, sono orgoglioso perché insieme a Chiara, Steven, abbiamo e tanti altri ragazzi, al sindaco Gori, Ernesto Olivero, alla diocesi, abbiamo presentato il Mondiale dei Giovani per la Pace che avverrà l'11 maggio a Bergamo. Orgoglioso perché è un'iniziativa che veramente sarà importante per questo territorio, orgoglioso perché viene dal nostro paese, che è Bonate Sopra, orgoglioso perché la portano avanti dei giovani. Cosa sarà, cosa non sarà, come siamo arrivati in questi mesi a questa conferenza stampa? Chiara. Allora, siamo arrivati a questo giorno perché noi frequentiamo l'Arsenale della Pace da diversi anni. Negli anni abbiamo avuto la possibilità di vivere altre esperienze, altri appuntamenti mondiali a Napoli, a Padova, a Torino, all'Aquila, e negli anni è nato il desiderio di portare questa cosa anche qui a Bergamo, e quindi chiedendo un aiuto alle istituzioni abbiamo pensato che poteva essere bello fare questa cosa qui, e finalmente oggi siamo riusciti a comunicare a tutti che sarà l'11 maggio. Passo la parola. Sì, l'idea è proprio quella di cercare di portare un po' di speranza nella nostra città e quindi partire proprio da qui, da dove siamo, per vivere la pace. Diciamo, visto che il titolo è proprio Basta guerre, facciamo la pace, perché come giovani siamo un po' stanchi di tutte le cose brutte che succedono nel mondo, delle divisioni, dell'odio, e quindi cerchiamo proprio di portare un po' di pace in piazza l'11 maggio e in tutti i mesi precedenti in cui organizzeremo questo punto. Quindi incontreremo migliaia e migliaia di giovani in tutta la provincia di Bergamo e la Lombardia e anche fuori, quindi cerchiamo proprio di, insomma, cercare di coinvolgere da vicino i giovani che ci stanno intorno per questo appuntamento. Conclusioni. Ecco, Chiara ha usato le parole giuste, perché l'11 maggio non sarà una giornata, ma sarà un appuntamento conclusivo di un percorso dalla durata di circa un anno. Ed è fondamentale per noi la parola appuntamento, perché visto che è una cosa bella, stupenda, magnifica, come si fa un appuntamento? Noi invitiamo le altre persone a partecipare a questa nostra giornata in cui saranno gli adulti a mettersi a confronto con i giovani. E come ha detto Ernesto prima nella conferenza stampa, la bellezza principale di questo appuntamento non sarà l'11 maggio, ma sarà il 12 maggio, perché se lavoreremo bene, allora il 12 maggio pensiamo proprio che lo stupore busserà alle porte della storia. Grazie ragazzi, un bocca al lupo.